Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Finmeccanica, arrestato il presidente Ursi. Benedetto XVI, non ho più le forze. Il nuovo papa, entro Pasqua, sequestro a Boumar. 10 anni a Pollari e 9 a Mancini. Arrestato nella notte dai carabinieri il presidente di Finmeccanica Ursi, accusato di corruzione internazionale, peculato e concussione. Sulla vicenda è intervenuto il premier uscente Mario Monti. Per Finmeccanica c'è un problema relativo alla governance che affronteremo. Arriverà entro Pasqua il nuovo Papa quando i cardinali si riuniranno in conclave per eleggere il successore di Benedetto XVI che si è dimesso ieri. Lascio per il bene della Chiesa, non ho più le forze, ha annunciato ieri il Papa e Padre Lombardi ci ha colti di sorpresa. Condannato a 10 anni l'ex direttore del Sismi, Nicolò Pollari, per la vicenda del sequestro di Abu Omar. I giudici hanno inoltre condannato a 9 anni Marco Mancini, ex numero 2 del servizio segreto, e 6 altri 3 imputati. Secondo Mario Monti, le promesse di Berlusconi sull'IMU sono proposte che appartengono al regno dell'impossibile. In merito alla legge sulla corruzione, sottolinea, la destra ha ostacolato il provvedimento e su Sanremo è un festival dell'unità nazionale. Portato a termine con successo dalla Corea del Nord il suo terzo test nucleare sotterraneo, dura la reazione degli Stati Uniti, atto provocatorio, dice Obama e il premier giapponese, valutiamo sanzioni unilaterali. Operazione contro l'andrangheta dei carabinieri che hanno smantellato la cosca Iamonte. 65 le persone finite in manette. I destinatari dei provvedimenti sono accusati di associazione di tipo mafioso, vendita e detenzione di armi e sostanze stupefacenti. Questa sera riparte la Champions League. Per l'andata degli ottavi a scendere in campo la Juventus, i bianconeri affronteranno a Glasgow il Celtic, sostenuto come sempre da un pubblico spettacolare.